solo musica, ma una contaminazione di generi diversi come arte, masterclass, proiezioni e ovviamente concerti con grandi artisti internazionali e nomi di primo piano della scena nazionale. Torna a Crema da martedì 10 luglio a domenica 15 luglio Crema Jazz Art Festival, diretto da Giovanni Mazzarino e curato da Valentina Gramazio con il sostegno dell'amministrazione comunale e Reindustria Innovazione. 6 giorni di concerti, tutti gratuiti, in cui la musica jazz sarà protagonista e filo conduttore di tante esperienze diverse, tutte all'insegna della bellezza e dell'attrattività del territorio cremasco. L'evento inaugurale, come sempre, all'insegna dell'arte, con la mostra La musica è una, sulle tracce di Antonio Stradivari, personale del fotografo Danilo Codazzi. La mostra, dedicata al più grande liutaio di tutti i tempi, apre i battenti martedì alle ore 18 presso la Sala Gello del Centro Culturale Sant'Agostino. La mostra iniziale, come sempre, dai là a tutta la settimana di concerti. La musica è una, come dice sempre il nostro direttore artistico Giovanni Mazzarino, aboliamo gli steccati fra jazz e classica. Mostra dedicata a Stradivari, che apre una settimana di grandi concerti al Caffè Verdi, inizialmente la sera alle 21:30, e poi con Giuseppe Bellanca, Matteo Cutello, Giovanni Cutello e il trio residente del festival, un trio di vero jazz con anche un grande batterista, Anthony Pinciotti, che terrà una masterclass mattutina di musica d'insieme di alta specializzazione. Nei 6 giorni tante jam session sotto il segno dell'improvvisazione per i cultori del jazz, distribuite per diversi bar della città. I 3 grandi concerti si terranno invece sul palco di Crema Arena da venerdì a domenica alle ore 21. Primo concerto di Michela Lombardi, che farà un tributo a Madonna con le sue canzoni più belle trasformate in jazz. Sabato sera allo Smalls Collective live con Joe Magnarelli, leader di questa band nata a New York, nello mitico Smalls Jazz Club. E domenica sera grande chiusura con uno strumentista, musicista eccezionale come Robert Boniso Misolo, che ci regalerà appunto la chiusura di questo festival.